Ma sono passati addirittura 10 anni dall'inizio della vaccinazione dell'HPV. Ne parliamo quest'oggi e mi fa particolarmente piacere salutarlo in collegamento telefonico, il professor Luciano Mariani, responsabile della ginecologia oncologica dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, quest'oggi appunto in collegamento telefonico. Buon pomeriggio e grazie, professor Mariani. Grazie a lei che correggo solamente che sono responsabile dell'unità HPV, che è una Unità costola della HPV. ginecologia. Unità HPV. Ok. Professore, sono passati davvero 10 anni dalla vaccinazione dell'HPV, insomma, un tempo importante. A volte quando dei vecchi amici si ritrovano, si dice sempre: ah, sembra ieri, no? È incredibile, insomma, un percorso davvero straordinario. Voi ne parlerete, fra l'altro, proprio sabato al Centro Congressi Multimediale IFO. Quali i benefici e le prospettive? Partiamo proprio da qui, professore, dai benefici. Come sono andati questi 10 anni? Ah, allora, molto bene, contrariamente a quanto diceva, cioè quando si vedono gli amici che si scoprono più vecchi e un po' malandati, qui invece abbiamo avuto l'esatto contrario, che dopo 10 anni ci accorgiamo che questa vaccinazione ha fatto molto meglio, è stata molto, come dire, più utile di quanto non ci sembrasse all'inizio. E questo perché noi abbiamo iniziato 10 anni fa, un po' titubante, a dire il vero, con un unico obiettivo che era quello del cancro della cervice uterina. Nel tempo si sono sommate altre patologie, quindi aumentando la nostra conoscenza dei fenomeni legati all'HPV e alla patologia che sono dovute a questo virus. E si è aggiunta la vulva, la vagina, l'ano, il pene e quindi l'inclusione del maschio. E, insomma, ci siamo ritrovati a 10 anni che questo vaccino ha fatto ancora meglio, addirittura meglio di quanto non pensassimo. Ecco, di questo ci fa particolarmente piacere e ci piace raccontarlo nei nostri microfoni. Ne parlammo anche in passato, quando appunto anche in Italia è diventato disponibile per tutte le ragazze sotto una certa età. In effetti, professor Mariani, come funziona questo tipo di vaccinazione? Quando bisogna appunto sottoporre la propria figlia ad un tipo di vaccinazione del genere? Allora, in Italia c'è un programma organizzato che prevede nell'undicesimo anno la chiamata da parte della ASL attraverso una lettera che viene indirizzata ai genitori della ragazza, ma da quest'anno anche dei ragazzi, quindi diventa una vaccinazione universale. Con la chiamata si va alla ASL di appartenenza e si inizia il ciclo vaccinale, che è formato a quell'età di due somministrazioni, vengono fatte intramuscolo nella parte alta del braccio, distanziate di 6 mesi una dall'altra. Quindi molto semplice, il vaccino non provoca se non un leggero fastidio nel braccio, ma insomma tutte cose assolutamente sopportabili e leggere. E dopodiché si è protetti per una grandissima percentuale di patologie legate all'HPV. Il 100% non fa parte della medicina, delle cose umane, ma Certo. ci si avvicina parecchio, insomma. Fra l'altro mi piace evidenziare proprio il passaggio legato anche ai maschi, agli uomini, perché molti radioascoltatori ci hanno scritto proprio questo al 334-9229-505 e chiedevano proprio dell'uso e della disponibilità di un vaccino del genere per i figli maschi, quindi queste in primis le mamme che sono molto attente. Sarà disponibile quindi anche per loro, professor Mariani? Sì, da quest'anno la ministra Lorenzin ha esteso a tutta la popolazione maschile l'opportunità, perché di questo si tratta, di una opportunità di vaccinazione. E questo perché è una malattia a trasmissione sessuale, quindi è una malattia in cui non c'è solo il versante femminile, ma c'è anche quello maschile, che trasmette a sua volta il virus e che manifesta esso stesso la patologia legata all'HPV. Pensiamo per esempio al cancro dell'ano, al cancro del pene, alcuni cancri dell'orofaringe, i condilomi. Insomma, diventa un motivo medico di prevenzione della malattia, ma diventa un motivo anche di equità, di parità, di equità tra maschi e femmine. Possiamo parlare davvero del più importante, professore, programma di prevenzione primaria, in questo caso oncologica, mai attuato nel nostro paese? Sì, certamente sì, perché l'HPV è il virus più importante sotto il profilo oncologico per la specie umana. Quindi
quindi maschi e femmine. Sì. E questo vaccino ha la capacità, bloccando i maggiori responsabili che sono per dei tumori, che sono soprattutto il numero 16 e il numero 18, ha la possibilità di controllare una quantità straordinaria di lesioni oncologiche, in primo luogo il cancro del collo dell'utero, il cancro della vulva, il cancro della vagina, il cancro dell'ano, il cancro del pene, e avremo la certezza anche del cancro di una parte di cancri dell'orofaringe. Quindi diciamo che non era pensabile sino a pochi anni fa una prevenzione così importante a così ampio spettro, ecco, diciamo così. Professor Mariani, deve sapere che quest'oggi sono in studio con due studentesse di 17 anni che entrambe appunto hanno abbracciato le loro famiglie proprio il discorso di vaccinazione dall'HPV, tanto Martina quanto Lucrezia, che per l'appunto sa per il progetto dell'alternanza scuola-lavoro, sono qui con noi per seguire un po' da vicino il lavoro giornalistico, e Martina voleva raccontare un po' la sua esperienza, che è stata particolarmente positiva in questo senso, fra l'altro, professor Mariani. Ciao Martina di nuovo. Salve professore. Buongiorno Martina. Guardi, per quanto riguarda la mia esperienza con questo tipo di vaccino, devo dire che per tutti e due i richiami, o tre se non ricordo, ho riscontrato giusto due effetti collaterali, come febbre alta e nausea, che però per fortuna dopo qualche giorno scomparivano. Niente di grave, professore. No, insomma. Niente di grave, ma queste sono cose che succedono spesso nell'immediato post-vaccinazione, sono eventi banali che non devono spaventare, non devono impedire la vaccinazione. Sì, sì, però nonostante ciò, secondo me, almeno dal mio punto di vista, questa è un'ottima iniziativa, ossia quella di proporre questo vaccino a noi ragazzi adolescenti. Non tutti però, almeno da quello che ho sentito io, sono a favore di questo vaccino. Secondo me però bisogna farlo, poiché ci rende immuni appunto da vari tipi di tumori che possiamo riscontrare sì. Noi donne. Guarda, hai ragione Martina, perché il problema importante è non solo quello di trasmettere all'utenza, alla popolazione, i benefici, ma talvolta anche di convincere una parte della classe medica. Questo è fondamentale, questo punto, perché ci sono diverse figure professionali, che è il ginecologo, il pediatra, il medico di medicina generale, insomma in via di seguito, no? Che fanno da tramite con i genitori e con l'adolescente. Devono essere convinti loro prima di tutto per poter trasmettere l'importanza di questa vaccinazione e togliere quei pregiudizi che, ahimè, da qualche tempo si stanno diffondendo, non solo in Italia, peraltro, sui vaccini, che sono del tutto fuorvianti rispetto al beneficio del vaccino. Anche perché, professor Mariani, insomma, questa cultura della vaccinazione può diventare qualcosa di ereditabile, no? Al pari di un'altra condizione, insomma, una ragazza vaccinata sì. Che diventerà poi madre ha sicuramente un concetto che è molto forte, che acquisisce. Anche Lucrezia voleva sì. Appunto raccontare la sua esperienza. Sì, salve. Professor Mariani, io sono Lucrezia e per quanto riguarda comunque la mia esperienza, vabbè, come la maggior parte dei bambini e ragazzi ho fatto questo vaccino sì. Contro il papillomavirus sì. E a differenza di Martina comunque personalmente non ho avuto nessuna complicanza o comunque dei lievi malori dopo ogni richiamo. Sì. E a mio avviso comunque io consiglierei ad ogni madre di far fare alle proprie figlie questo vaccino, in quanto comunque anche se non si ha una totale sicurezza o magari certezza che questo tipo di cancro non si manifesterà in futuro, in ogni caso comunque è possibile dare una potenziale copertura a tantissime giovani donne. Sono d'accordo Martina, considera che ci sono già dei paesi nel mondo, per esempio l'Australia, la Nuova Zelanda, la Danimarca, dove ci sono già dei benefici così evidenti di questo vaccino. Per esempio in Danimarca si ritiene che la condilomatosi genitale, che è molto frequente negli adolescenti e non solo peraltro, è quasi sradicata, cioè non esiste quasi più, è debellata. Allora questo è come dire, un primo obiettivo che è minoritario, diciamo così, rispetto a quello del cancro,
però ci dice che il vaccino funziona. E siccome cronologicamente c'è prima il condilome, poi potrebbe esserci qualcos'altro, allora noi sappiamo che i vaccini sono utili, sono importanti, ed è bene che i medici e l'utenza e i media, che quindi i mezzi di comunicazione, puntino a fare pubblicità di questa cosa. Professore, noi su questo la ringraziamo davvero per il suo tempo, oltre che per il suo straordinario impegno e quello del suo istituto, che davvero non ha bisogno di presentazioni, l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, una delle eccellenze italiane, ormai internazionali, e ci piace raccontare anche quell'aspetto della sanità che funziona, perché insomma non è tutto nero e certo. non è tutto certo. distrutto, viva Dio, anzi tutt'altro, insomma, quindi ci fa particolarmente piacere un approfondimento del genere. Professore, noi su questo la ringraziamo. Ricordiamo il professor Luciano Mariani, responsabile HPV Unit dell'IFO. Grazie professore, a presto, davvero un buon lavoro. Grazie a lei e ai suoi ospiti, arrivederci.